Benvenuti su News Cronaca. In questo video parleremo di Filippo Turetta e l'incontro dei suoi genitori nella casa circondariale e dello shock su ciò che sta accadendo. Prima di continuare iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Filippo Turetta, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, ha l'opportunità di incontrare i suoi genitori dopo il suo interrogatorio di garanzia. Questa è la prima volta che avrà l'opportunità di vedere i suoi genitori da quando è stato arrestato. Nonostante sia un giorno atipico per le visite familiari, il PM di Venezia Andrea Petroni ha consentito l'incontro dopo che Turetta ha confessato di aver commesso un femminicidio. Turetta è stato insistentemente desideroso di vedere i suoi genitori da quando è stato arrestato. Le notizie dell'incontro saranno rese disponibili al pubblico. Nel frattempo, i legali della famiglia di Giulia Cecchettin si preparano a contrapporsi se la difesa di Turetta intende utilizzare la strategia del «vizio di mente». Durante l'interrogatorio di garanzia, Turetta ha parlato di un raptus che lo avrebbe spinto a uccidere Giulia, una teoria che sta attirando lo scetticismo. Nei familiari di Giulia e nei loro legali credono che l'omicidio sia stato commesso in un impeto di rabbia. Secondo loro, Turetta aveva premeditato l'omicidio della sua ex fidanzata. Sostengono che ci sono prove, come il nastro adesivo acquistato da Turetta prima dell'omicidio, il tentativo di nascondere il corpo e la fuga in Germania. Gli avvocati della famiglia Cecchettin hanno anche proposto un'altra circostanza aggravante, lo stalking. Questa ipotesi rende il compito degli investigatori ancora più impegnativo. Gli inquirenti dovranno analizzare attentamente ogni dettaglio per determinare se sussistono elementi aggravanti. La questione rimane complessa e richiederà un'indagine accurata e approfondita. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.